Benvenuti in un nuovo video di animali. Io sono sempre Mr. Bug, come sempre non è cambiato niente e oggi siamo tornati sulla serie Conosciamo gli animali nostrani. Allora, voglio spiegare perché tutti i video che stanno uscendo sono tutti su questa serie. Ultimamente tutti i video usciti sono tutti su questa principale serie qua. Questo perché specialmente sono molto 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 indietro. Ho ancora tre video da registrare di questi, che sono tre animali che trovai 3 settimane fa in montagna, quindi rendiamoci conto. Ho ancora tre video da registrare e in più ne ho altri due che sono animali molto particolari che non si trovano facilmente, tra cui uno di questi è proprio il video, è proprio ciò di cui parliamo oggi. Pertanto direi di non soffermarci troppo ed iniziare subito con il video. Il nome scientifico è Cerambyx cerdo, mentre quello comune è Cerambice della quercia. È un insetto dell'ordine dei coleotteri e della famiglia dei Cerambicidae. È un cerambice arboreo, questo vuol dire che per trovarlo bisognerà guardare specialmente sui tronchi di alberi o sui muri delle case. La lunghezza varia dai 5 agli 11 centimetri. Il colore del corpo è nero intenso, tranne l'estremità delle elitre, che è color rossastro. Le antenne superano la lunghezza del corpo nel maschio, mentre lo eguagliano nella femmina. La larva è bianca e carnosa, come tutte quelle degli altri cerambici, riconoscibile per le sue grosse dimensioni, 10 cm degli esemplari maturi. Le larve si sviluppano all'interno di tronchi o rami di quercia, ma anche piante vecchie e malate vengono utilizzate. La vita larvale dura dai circa dai 3 ai 4 anni. Gli adulti volano al crepuscolo nei mesi di giugno e luglio, particolarmente attivi, periodo in cui le femmine depongono le uova. Il periodo ninfale si compie durante l'estate, con l'adulto che si chiude già a settembre, ma rimane nella sua cella fino all'estate successiva. Per quanto riguarda l'adulto, è in grado di volare ed è diurno, ovvero attivo durante il giorno. Spesso i maschi si confrontano in lotte per accoppiarsi con la femmina. Gli adulti si nutrono con linfa o frutti maturi come albicocche e pesche, ma ho notato da una mia esperienza che apprezzano molto anche l'uva verde. Tuttavia l'adulto non sopravvive per più di un mese. È piuttosto grande ed è uno dei coleotteri più grandi d'Europa. È diffuso in gran parte d'Europa e Nord Africa con le sue sottospecie. Vive in habitat forestali che minacciano la sua sopravvivenza con incendi e diboscamenti durante tutto l'arco dell'anno. Non è velenoso, al massimo può mordere con le sue potenti mandibole che gli conferiscono così un morso particolarmente doloroso. Tuttavia non è per niente aggressivo e preferisce sempre la fuga al morso. È presente in tutta Italia, esclusa la Val d'Aosta. Per concludere, possiamo anche dire che questo cerambice, così come il cerambice Morimus asper, è in grado di emettere uno stridulio quando si sente minacciato. Detto questo, non mi sembra che ci sia nient'altro da dire su questo particolare cerambice molto 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 bello. Noi quindi concludiamo anche qua il video, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video, come sempre da Mr. Bug è tutto. Bella ragazzi!